L'attività che impegna di più la sala operativa è sicuramente quella dell'allerta idrogeologica, rischio idrogeologico, specialmente in un anno come questo. Abbiamo avuto allerte rosse fino all'altro ieri. E in cosa consiste l'attività? Ma l'attività, diciamo, più di routine è quella di inoltrare l'avviso, l'allerta rossa a tutte le componenti del sistema di protezione civile, dal basso fino in alto, quindi sindaci, responsabili comunali di protezione civile, vigili, comandi vigili urbano, volontariato. Si tratta di 4.000 indirizzi in Sicilia, quindi un'azione di smistamento di queste allerte, un'azione poi di ricezione del ritorno di questa allerta, quindi se i comuni si sono allertati o meno. E la gestione appunto poi di tutte le segnalazioni che arrivano durante le allerte, dopodiché la sala operativa fa anche una ricognizione in tempo reale dei danni verificatisi sul territorio. Spesso quando il nostro sistema del centro funzionale decentrato, si chiama così, misura i nostri pluviometri, una rete di circa 250 pluviometri, valori di pioggia molto forti. Nello strumento si chiede alla sala operativa di fare una ricognizione sul territorio per vedere gli effetti al suolo di quella pioggia caduta. Possono essere effetti minimali o in molti casi anche effetti catastrofici. Questo si fa andando a interrogare, a chiamare i sindaci, i responsabili di protezione civile e capire cosa è successo sul territorio dove il nostro strumento ha indicato quei valori di pioggia elevati. Da un punto di vista Benissimo. morfologico, l'Emilia-Romagna è un pezzo di quella grande pianura che è la pianura padana. È la pianura creata dal Po, quindi una zona ricchissima di acqua con questi fiumi a carattere stabile. La Sicilia non ha queste aree così, con queste caratteristiche, questi grandi fiumi. L'unica pianura degna di questo nome è la piana del Simeto, del dittaino Gornalunga, e lì sono possibili fenomeni di esondazione. Sono aree per fortuna poco urbanizzate, non urbanizzate invece come nell'Emilia-Romagna, e in cui gli oggetti a rischio sono ad esempio la zona industriale, l'aeroporto di Sigonella, sono dei bersagli, l'aeroporto stesso civile di Catania è una zona soggetta a esondazione, però sono realtà molto più limitate e fenomeni che si sono verificati con minore intensità. Il Sistema Nazionale di Protezione Civile vede accorrere in Emilia-Romagna prima le squadre delle regioni viciniori. Come abbiamo visto, le regioni più distanti come la Calabria, la Sicilia, la Sardegna sono le ultime a partire in caso di bisogno o partono per i rimpiazzi. Sono partite comunque nostre squadre di volontariato facendo parte delle strutture nazionali di protezione civile, così come ci apprestiamo a partire noi come regione. In questa fase di pulizia, laddove appunto vi sono, diciamo, vi è maggior necessità, perché ormai la fase dell'acqua alta è finita, l'acqua ormai è già andata via, almeno in molti casi, ci sono dei casi comunque ancora di spessori di acqua notevoli. Il problema che c'è ora è quello di pulizia, di rimozione del fango, di rimozione dei rifiuti, ed è un problema, ripeto, per il quale noi abbiamo la nostra capacità. Il nostro però sistema di protezione civile è un sistema molto coeso e coordinato, ben coordinato, e quindi si partirà una volta che sarà accertata la necessità dell'intervento delle squadre regionali. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità e appunto, e potremmo partire anche a giorni.